Salve ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata di Anime Mangaita. Io sono Falcus ed oggi parleremo di Shigatsu wa Kimi no Uso. Prima di cominciare vorrei dirvi un paio di cose. Innanzitutto, sto sì, utilizzando il microfono, quindi stavolta mi sentirete forse più chiaramente rispetto alle altre recensioni. Ovviamente quello che vi chiedo per favore è di lasciarmi un feedback riguardo questa nuova tecnologia che ho intenzione di utilizzare. Sì, tech, deve essere tech, capito? Altra cosa che volevo annunciarvi è che con le recensioni della rubrica del mainstream per ora ci siamo fermati, o perlomeno ci sono state diverse cose, non voglio continuarla sul momento immediato perché voglio concentrare su delle recensioni che mi ero messo in mente di fare, quindi magari se non la farò io, magari la farà Kusanagi o comunque. Questo mese probabilmente per la recensione del mainstream, che poi ricordo che è un commento, probabilmente salterà e sarà a maggio, si vedrà comunque quando sarà. Detto questo, sigla! Quando io sento parlare di A1 Picture, io ho sempre paura. Sì, ragazzi, paura, paura. Questo studio riesce a combinare l'incredibile. Da serie che hanno una storia incredibile, riesce a dare un apparato tecnico orrendo. E a serie invece che fanno completamente schifo, magari riescono anche a dare un ottimo apparato tecnico. Quando ho sentito che Shigatsu, che da ora chiameremo così perché è veramente troppo lungo il nome, era A1 Picture, ho tremato. Devo dirvi la verità, non pensavo cosa potevo ottenere. Fortunatamente devo dirvi che mi sono stupito riguardo quello che ho visto. Non mi aspettavo questa cosa, ero partito pienissimo di pregiudizi, sia per la storia che per la parte grafica, che per i sentimenti che volevano lasciare. Insomma, mi sono trovato con una bella sorpresa che non mi aspettavo. Ma ovviamente, prima di parlare di questo, dobbiamo prima un po' introdurre il nostro anime di cui andiamo a parlare. Arima è un pianista molto 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 bravo, tant'è che fin da quando era bambino vinceva tutte le competizioni, veniva chiamato il metronomo umano, insomma praticamente ha vissuto la sua infanzia tra varie esibizioni vincendole praticamente tutte. Questo era dovuto alla madre severissima, che non grandissima ma severissima, che lo costringeva picchiandolo, dandogli colpi di mestolo in testa, a suonare bene. La madre era però malata e un giorno morì e lui da quella morte subì un forte trauma, non riuscì più a suonare, quando si metteva davanti al pianoforte era come se entrasse in apnea, non sentiva più le sue note, insomma da quel momento in poi, dalla morte della madre, lui si fermò. Passano negli anni e arriviamo praticamente alla nostra storia. Arima viene invitato da una sua amica a uscire insieme a degli altri suoi amici e incontra in questa uscita Kaori, una violinista. Infatti stavano andando praticamente a questa esibizione di questa ragazza che aveva chiesto a un amico di Arima pure di uscire in quanto le piaceva. Insomma, come potete ben capire, si è formato un buon quadretto. L'amica di Arima, l'amico di Arima, è lei che è tra Arima e lui. Infatti, la violinista, in un modo o nell'altro, riesce a convincere Arima a farle praticamente da collaboratore per una esibizione, e da questo momento in poi lei spronerà il nostro protagonista a ritornare nel mondo delle esibizioni. Da questo momento in poi, quindi, comincerà tutta la storia. Partiamo subito con le opinioni e i commenti. Come potete ben capire, la storia non è in presenza di una originalità paurosa. È un anime musicale semplicissimo, in cui lui ha un blocco nel suonare, e la nostra protagonista, o coprotagonista in questo caso, cercherà in tutti i modi di riportare il nostro protagonista nella giusta via. Ovviamente ci saranno i
i momenti di difficoltà, i momenti in cui sembra che ce la possono fare. Quello che però mi preme sottolineare è che sicuramente non è una storia priva di difetti, anzi, al contrario, i difetti sono praticamente una parte integrante della storia stessa. Non esisterebbe praticamente Shigatsu senza questi errori. Perché dico questa cosa? Mi avete sentito sempre e spessissimo criticare gli errori, magari, che ne so, forzature, oppure dei deus ex all'interno delle storie, ma quelli di Shigatsu secondo me sono abbastanza giustificati. Voglio dire, vi è capitato mai di incontrare qualcuno che di per sé esagera nel suo esporre i problemi? L'avete presente tutte quelle directioner che avevano tutti quei problemi, si tagliavano perché la vita fa schifo? L'avete presente queste persone? Ecco, fondamentalmente, se li dovessimo paragonare, i problemi che hanno questi ragazzi sono enfatizzati veramente troppo. E quindi questa grossa enfatizzazione riesce a mettere un timore nei personaggi stessi. Quello che perseguiterà anche lo spettatore sarà, per i primi 10-12 episodi, la questione dello spettro della madre, di lui che non riuscirà a suonare. Quindi questa cosa farà pesare tantissimo la visione allo spettatore. Ma d'altro canto, perché io vi ho detto che è una forzatura giustificata? D'altro canto, vedo che loro stessi, i personaggi stessi, capiscono che questo loro modo di affrontare i problemi, questo loro modo di vivere il problema è troppo esagerato. E non a caso la risoluzione potrebbe sembrare banale, potrebbe sembrare semplice, ma così non è, perché comunque quello che si riesce a sviluppare nei vari episodi è uno sviluppo dei personaggi che si focalizzano sugli errori, sui loro problemi che sono stati enfatizzati da loro stessi. Quindi uno potrebbe dire: c'è forse drama? Fondamentalmente, per gran parte dell'anime, no. Una cosa differente, dovremmo fare un discorso differente sul finale, ma sul finale, per chi ha vissuto con me quei momenti, perché praticamente tra il gruppo, la chat e cose varie di Anime Mangaita li ho esposti senza problema, sono passato dall'odiare all'amare al riodiare all'amare praticamente Shigatsu, perché riesce in un modo o nell'altro a trasmettere quei sentimenti, a trasmettere quelle emozioni, a trasmettere quelle sensazioni che nessun altro anime potrebbe fare, se non in quel modo. Quindi quando parliamo che Shigatsu ha errori o ha forzature, io dico sì, ci sono, ma sono delle forzature a pro dell'anime, non sono dei veri e propri difetti, ma sono dei veri e propri pregi. Non voglio esagerare con questa parola. Quando un difetto riesce a farti vedere qualcosa, a farti sviluppare il personaggio, che lui stesso capirà che probabilmente è sbagliato quello che fa, che probabilmente non ha senso quello che fa, che probabilmente non c'è motivo che, siccome io sono innamorato di una, spingo quello di cui sono innamorato di andare da lei. Ma insomma, ci sono tante cose all'interno di Shigatsu che potrebbero farvi riflettere. Ma quando l'errore è capito, quando l'errore il personaggio stesso lo riesce a percepire, allora in quel momento si passa da un errore voluto perché è un deus ex, una forzatura voluta perché è un deus ex, a una vera e propria, diciamo così, contesto di vita. Quante volte noi facciamo delle cose senza senso, che magari ci rendiamo conto alla fine, quando passa tutto, che è veramente senza alcun significato. Ecco, Shigatsu incarna perfettamente questo tipo di atteggiamento prettamente umano. Una cosa che, oltre tutta questa che ho voluto sottolineare, è un'altra cosa che mi preme anche evidenziare, è il fatto che i personaggi riescono ad entrare subito nel cuore dello spettatore. Non sono dei personaggi che hanno bisogno di molte presentazioni. Kaori soprattutto è un personaggio estremamente solare, vedremo un'esplosione di luce a partire proprio da lei. E Arima invece è un personaggio un pochino più cupo, un personaggio che soffre, e lo spettatore stesso soffre insieme a lui. Insomma, non immaginatevi che i personaggi siano banali, anzi, proprio perché è uno slice of life musicale, chiamiamolo così,
Bisogna anche sottolineare lo spessore dei personaggi, perché è proprio quello che permette dall'avere un buon slice of life da un pessimo slice of life, che non so dire perché oggi sono pure raffreddato. Quindi, questo è Shigatsu, però mi preme sottolineare un'altra cosa, ovvero l'apparato tecnico. Le immagini, le animazioni sono molto particolari. Come dicevo prima, avevo paura, perché quando sento a One Picture io tremo. No, non c'è proprio ragione, io tremo quando sento a One Picture. Eppure, sono riusciti in qualcosa che non mi aspettavo. Animazioni sempre ottime. Non solo, ma questa cosa, a mio parere, è dovuta anche al fatto che alcuni cut di animazione sono proprio animati in modo deformed. Che significa? L'avete presente le parti, come per esempio in Sora no Toshimono? Facciamo un po' l'esempio, quando c'erano le parti di commedia si vedeva il personaggio deformed, praticamente non perfetto, era tipo un cerchietto, si vedeva questo disegno un po' stilizzato. Bene, Shigatsu ne fa molto uso soprattutto nelle parti di comedy, mentre ne fa grandissimo uso di Sakuga o comunque disegni a mano in linea generale, disegno quindi lui che suona o lei che suona il violino, per intenderci, è animato davvero molto bene, soprattutto le dita, per esempio, di quando si suona il pianoforte o quando, per esempio, stanno tipo ballando mentre che suonano. Insomma, ci sono delle parti animate davvero molto bene e probabilmente l'utilizzo delle deformed ha permesso un'accelerazione di tutto il passaggio per fare l'anime, ma soprattutto anche ha permesso di realizzare praticamente delle parti animate meglio, quelle parti animate diciamo di suono molto meglio. La regia non pecca neanche, anzi la trovo molto buona, soprattutto negli ultimi episodi, dove è fondamentale avere una regia che riesca a enfatizzare quei momenti di splendore, ma anche di dolore, quei momenti che devono risplendere da una parte, ma essere cupi dall'altra. Una regia che non fosse incisiva in quei momenti sarebbe stata veramente inutile e insufficiente, ma così non è stato. I colori, ragazzi, come dicevo prima, al momento c'è un'esplosione di colori in ogni episodio, colori che non infastidiscono lo spettatore, anzi, gli permettono di immedesimarsi meglio alle reazioni dovute dal suono, dovute dagli strumenti. Una bella sensazione è quella che si prova guardando Shigatsu, sia graficamente, sia anche a livello contenutistico. E ripeto, nonostante ci siano degli errori evidenti, non possiamo non apprezzare un'opera del genere. Detto questo, una cosa che, giustamente, la cosa di cui non stavo parlando, e forse la più importante, è la musica. Musica classica che si adatta perfettamente a tutte le situazioni presenti nell'anime. E devo dire che sicuramente cercherò di recuperare il manga da cui è tratto, perché mi è veramente garbato parecchio e non mi dispiacerebbe avere una copia di codesto manga. Vi ringrazio per averci seguito. La recensione finisce qui e non so quanto ho parlato, ma spero che vi sia piaciuto. Se avete qualcosa da dirmi potete scriverlo qua sotto. Come al solito, se vi piace la recensione, potete mettere mi piace, commentare, condividere. A noi non ci dispiace quando fate una cosa del genere, ma anche il non mi piace, il commento negativo, anche a noi non ci dispiace, perché siamo sempre pronti a rispondervi senza alcun problema. Detto questo, vi saluto e alla prossima. Ciao!